You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Ciao a tutti, bentornati e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono in una postazione diversa che ho creato. Penso che sarà la posizione definitiva dei miei video, però non lo so ancora. E comunque oggi sono qui per farvi finalmente, per portarvi sul mio canale il primo video back to school. Dato che tra poco inizia la scuola, ho comprato, diciamo, le cose fondamentali, ovvero il diario, l'astuccio, lo zaino, vabbè, alcune cosine. E quindi io direi di iniziare con il video. La prima cosa che ho comprato è questo quaderno. Ha tutte queste cose che vi farò vedere, le ho comprate in un negozio in centro a Bologna, che tipo c'erano tutte le cose fighe, tutte, vabbè, era bellissimo. Comunque la prima cosa che ho comprato è questo quaderno qui della BU, che mi piace un sacco, tipo questo oro, vedete che colore, tipo troppo figo, mi piace un sacco. Questo qui è a righe, penso di non usarlo per la scuola, ma lo userò per YouTube, dato che quello che avevo tipo era successo un macello, vabbè. Comunque questo qua penso di usarlo per YouTube perché mi piace troppo. Poi la cosa più bella di questo video, secondo me, è che ho comprato il mio diario amatissimo della BU. Anche quest'anno ho preso sempre quello della BU. L'anno scorso l'avevo preso fucsia, mentre quest'anno, come potete vedere, l'ho preso bianco normalissimo. Ma quest'anno hanno deciso di fare delle novità, cioè hanno un po' cambiato. Ovvero che sì, per esempio, mentre tu fai i compiti alla sera sul letto tutto buio, tu spegni la luce eccetera, però il diario si illumina. Ora non si vede, comunque si illumina di giallo. Io ho provato ed è una cosa fighissima. In più quest'anno, come potrete vedere, ci ha attaccato questo, diciamo, questo bracciale, no? Che io sono andata a vedere sul sito. In pratica è per entrare, dovrebbe essere, sì, è per entrare a un evento che si terrà il 9 settembre a Bologna. E tipo, boh, mi piacerebbe stra tanto andarci. Comunque se siete interessati, giù nell'info box vi lascio il link per andare a vedere. Quindi mi raccomando, andate a vedere. Comunque quest'anno, appunto, stavo dicendo, nel diario non ci sono più gli stickers come l'anno scorso, ma c'è questo righello con tutte le fantasie, le faccine. Vabbè, bellissimo, quindi al posto degli stickers c'è il righello. E poi, vabbè, del resto è uguale come i soliti anni, ovvero con le bustine mega giga ultra, perché ho fatto così, non lo so, mega giga ultra comode e io lo amo follemente. Mia sorella invece ha comprato l'agenda della BU, ve la volevo far vedere perché è davvero tipo super carina. Vabbè, è l'agenda della BU che lei userà come diario. Come potete vedere, ci sono gli stickers di tutti i giorni dell'anno, e in pratica li puoi attaccare tu, perché l'agenda, il diario, chiamatelo come volete, è vuoto. Ci sono le pagine con i quadretti ed è vuoto. Solo che io già non sono ordinata di mio. In più, se mi metto ad attaccare tutti gli stickers, succede un macello. Quindi ho deciso, meglio di no, non lo prendo. Vabbè, l'ha preso mia sorella. E come potete vedere si può decorare. Ah, non vi ho detto che anche il diario di prima si poteva decorare, ovviamente come tutti gli anni. E magari ditemi se volete il video intanto che decoro il diario, perché anche l'anno scorso l'ho fatto e visto che vi è piaciuto davvero tanto. Quindi se volete il video fatemelo sapere nei commenti. Comunque, appunto, anche questo si può colorare, si può fare di tutto. E anche qui c'è il righello. Come potete vedere questo qua è più grande di quello che c'è nel diario, ed è normale, e però è identico a quello che c'è nel diario piccolo. Per le persone che non sono disordinate come me, ve la consiglio stra tanto l'agenda, perché boh, è stupenda. Infine, ultima cosa che ho comprato è lo zaino. Ho comprato lo zaino, anche questo della BU. In pratica ho comprato tutto BU. Cioè non in pratica, ho comprato tutto BU, ma vabbè. Lo zaino l'ho preso della BU. Come potete vedere, qua c'è scritto BU. Qui davanti è bianco e c'ha una tasca. Ma state tranquilli, perché o può essere bianco così e quindi lo decori tu come vuoi, e ditemi anche qua se volete il video, oppure ci puoi mettere sopra, diciamo, queste copertine, non so bene come chiamarle. Comunque queste copertine qua io ne ho prese due. Ho preso questa qua tutta colorata, che come potete vedere qua, se riesco magari ad aprirlo, c'è la tasca.
E in più, sempre per avere due tasche, perché se io metto la copertina ho una tasca davanti e una tasca dietro, sempre per averne due, però magari non vi fanno impazzire le copertine o altro, puoi girarla, decorarla come vuoi e sempre due tasche. Come vi ho detto, io ho comprato due copertine. Una è questa qua, super mega giga ultra colorata, però ragazzi mi dispiace ma questa spacca i culi, cioè questa è davvero strabella, mi piace un sacco, super colorata, non lo so, mi piace. Poi io qua dentro ovviamente ci metterò, indovinate che cosa? Il telefono. Però ok, questo era il video, queste sono le prime cose che ho comprato per l'inizio della scuola. Ovviamente ci saranno altri video back to school, perché come vi ho già detto amo questa tipologia di video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, fatemi sapere nei commenti se volete il video in cui decoro sia il diario che lo zaino, che non vedo l'ora di farli. Detto ciò, io vi mando un grosso bacio, andate a dare un'occhiata alla cosa che vi ho detto di questo evento che si terrà a Bologna, perché è davvero fighissimo, magari vi può interessare, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!